Buongiorno, ben svegliati, benvenuti sul mio canale, Kid sul tubo, dove vi racconto diverse cose. E, tra parentesi, io vivo in Russia, però questo video non fa parte della rubrica russaliana, è più che altro un video che potremmo intitolare o far prendere parte a una rubrica che si intitolerebbe Cronache di un'attrice amatoriale professionista. Stamattina... Ah, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, accendete le notifiche. Stamattina sto andando in un posto fuori Mosca dove io lavoro abbastanza regolarmente da 5 anni in dei video per bambini che molti di voi vedete su YouTube Kids. Siccome adesso io stessa ho una bambina piccola, stamattina mi accompagna mio marito, che fortunatamente oggi non deve lavorare e quindi può stare con la bambina e portarmela tra un video e l'altro. Questo posto dove lavoro si chiama Yellow Panda e è uno studio che possiede diversi canali e che realizza contenuti per bambini in 12 lingue. Quindi io qui non lavoro soltanto come attrice, ma anche come traduttrice, adattatrice di testi, doppiatrice. Com'è complicato il viaggio che stiamo facendo? Non è molto complicato. Salvo che ho una bambina che urla, che mi sto portando dietro, e non è complicato. Da dove abito adesso devo fare solo un cambio e più che altro è un pochino più lunga la strada per arrivare in questo posto, che è la città di Pushkino, fuori Mosca, e questo posto si trova nelle campagne di questa città, non in centro. Quindi sì, però io prima ho vissuto negli ultimi 5 anni in diverse altre zone di Mosca dalle quali era molto più difficile arrivare, quindi mi devo svegliare presto, però a posto. Con che mezzo di trasporto stiamo facendo il giro adesso? Adesso siamo sulla monorotaia che vi ho fatto vedere in un altro video su Vedenka, e poi da Vedenka si fa il cambio e si prende un pullman di questi qui, come si chiamano in italiano? I pullman, quelli non cittadini, ma quelli che... Interurbani. L'uomo. Interurbano. Prendiamo un interurbano che ci porta a Pushkino. Adesso stiamo passando vicino al Museo della Cosmonautica, e all'interno del Museo della Cosmonautica c'è un teatro nel quale io ho recitato 2, 3, 4 volte in uno spettacolo che si intitola Biele noci Venezie, le notti bianche a Venezia, che era basato su un testo contemporaneo inedito, una fusione di testi di Thomas Mann e di Dostoevsky. Ragazzi, cioè, io poi sarei una slavista. Interpretava il ruolo della sconosciuta. Mi facevano fare un cambio di abiti in un minuto contato, perché l'attore non poteva rallentare il suo monologo mentre io mi cambiavo, e mi dovevo cambiare tipo 6-7 pezzi di abito, cioè tutto, comprese le calze e le scarpe. Però, grande onore. I costumi che indossavo erano disegnati da Victoria Andriyanova, che è una stilista russa molto famosa, che tra l'altro ha disegnato le uniformi di Aeroflot. Siamo in the middle of nowhere, sembrerebbe, ma non siamo in the middle of nowhere. Semplicemente in Russia, quando uscite da Mosca, è tutto così. Quando uscite dalle grandi città, è tutto così. E qui almeno ci sono strade bene asfaltate, perché magari in altre zone della Russia non necessariamente le strade sono così, almeno nelle zone in cui sono stata io. E adesso, pishochkam, a piedi, pian pianino, andiamo al nostro studio. E per la cronaca, mentre in autobus studiavo i soggetti per oggi, mi è stata anche data l'informazione che il video della Befana, in cui la Befana col fazzoletto in testa incontra Barbie e si trasforma in una Befana alla moda, ha
raggiunto 5 milioni e 300 mila visualizzazioni. Sono molto fiera di me perché quel soggetto l'ho scritto io, l'ho inventato io, il personaggio della Befana, anche se purtroppo non sempre mi scrivo io i soggetti, è una mia creazione. Una mia giornata di lavoro qui dura normalmente tra le 6 e le 8 ore, però ci metto un'ora e 40 ad arrivare, un'ora e 40 a tornare a casa. Pranziamo, facciamo uno spacco per pranzare, facciamo diverse pause caffè, io non troppe pause caffè altrimenti... Oggi abbiamo girato due episodi della Befana, due episodi con Federica, di cui uno con Shrek, insieme al mio operatore preferito che si chiama Dima. Spoiler alert! Vabbè, non è che dico di che cosa parlano gli episodi, che cosa succede. Con il mio operatore preferito, Dima, con lui lavoriamo ormai da 4 anni. E molti dei video che abbiamo realizzato insieme hanno avuto milioni di visualizzazioni, sono molto simpatici. Spesso si fanno i video per bambini con una considerazione dei bambini, della loro intelligenza, misera, e quindi si considera che il video per bambini deve essere super semplificato. Invece io e Dima sembriamo essere sulla stessa lunghezza d'onda sul fatto che innanzitutto i bambini possono essere educati a conoscere come vengono raccontate le storie che si raccontano anche gli adulti. Secondo, che i bambini possono capire l'ironia e il gioco, determinati modi di porre la storia e di fare umorismo. E quindi io con Dima mi diverto. Mia figlia, dopo essere stata vicino durante tutta la giornata di lavoro, è stanchissima e piange, e in questi momenti io mi sento una cattiva madre, anche se so che è un sentimento, quindi essendo un sentimento irrazionale, perché in realtà io do un mare di attenzioni a mia figlia. E poi finisce la mia giornata di lavoro, io torno a casa piano piano. Adesso, da quando sono mamma, mancavo da un bel po' qui in realtà, torno a casa piano piano con la famiglia al seguito, perché vengo a lavorare qui soltanto quando qualcuno della famiglia mi può accompagnare per stare insieme alla bambina. Se hai delle domande su questa mia carriera divisa tra la recitazione, le lingue e qualche altra cosa, scrivimele nei commenti, e se non l'hai ancora fatto iscriviti a questo canale e accendi le notifiche per non perderti altre storie quotidiane della mia vita in Russia o cose in generale che io voglio raccontare e commentare sul tubo.